Egidio Corbetta, attesa, evento, voce recitante, solo, coro a quattro voci miste ed organo, prima esecuzione assoluta, voce recitante Pietro Ghislandi, solista il baritono Rino Chigioni. Consumano nel dolore, invecchio fra tanti, tanti miei oppressori. Il popolo che camminava nelle tenebre vide una grande luce. Su coloro che abitavano in terra tenebrosa una luce rifulse. Un bambino è nato per noi. Ci è stato dato un figlio. Sul suo volto è il segno della sovranità. Ed è chiamato consigliere ammirabile, Dio potente, padre per sempre, principe della pace. Thank you.
In quei giorni fu emanato un editto da Cesare Augusto per il censimento di tutto l'impero. Anche Giuseppe andò nella città di Davide, chiamata Betlem, perché egli era della casa e della famiglia di Davide, per farsi scrivere insieme con Maria, sua sposa, che era incinta. Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una mangiatoia. C'erano in quella regione dei pastori che pernottavano in mezzo ai campi per far la guardia al proprio gregge. Un angelo del Signore apparve loro e la gloria del Signore li avvolse di luce. Essi furono presi da un grande timore, ma l'angelo disse loro: «Non temete, ecco, vi porto una lieta novella che sarà di grande gioia per tutto il popolo. Oggi, nella città di Davide, vi è nato il Salvatore, che è il Messia, il Signore. Questo vi servirà di segno. Troverete un bambino avvolto in fasce, adagiato in una mangiatoia». Poi, subito, si unì all'angelo una moltitudine della milizia celeste che lodava Dio e cantava: «Gloria!